Dimagrimento improvviso, è un bene? È un male? Oggi scopriamo se perdere peso tutto insieme velocemente è una cosa positiva o una cosa negativa. Amici e amiche di Dieta Flessibile, in questo video Valerio e Mario di Dieta Flessibile ti spiegheranno perché il dimagrimento improvviso accade e se è un bene o se è un male. Allora, come al solito, la verità sta nel mezzo. Perché? Perché ragazzi, il dimagrimento improvviso in genere si intende che magari perdi del peso improvvisamente. Tu di solito pesi X chili, mettiamo 70 kg, a un certo punto hai perso 5 kg abbastanza velocemente. Quindi è un bene o un male? Beh, dipende. Infatti ci sono vari fattori che possono far capire se questa è una cosa negativa o se è una cosa positiva. Iniziamo dai fattori che ti fanno capire se è una cosa negativa. Primo, se tu non stai facendo niente nella tua alimentazione e cominci a perdere peso improvvisamente e ti senti anche spossato, con delle difficoltà giornaliere, di concentrazione, ti senti male in generale, questo è un cattivo segno, è un segno che fa capire che ci potrebbe essere un problema medico da andare a valutare. Con problema medico non voglio per forza dire che ci possono essere cose gravi, potrebbe essere il dimagrimento improvviso, addirittura una delle sintomatologie, che fa intuire un possibile tumore oppure l'insorgere del diabete, quindi bisogna stare attenti a questo ovviamente, ma potrebbe semplicemente esserci una problematica del tipo ho un'influenza o qualcosa del genere della quale magari nemmeno mi accorgo a livello di sintomatologie, tipo la febbre e così via, sto mangiando meno, ho una problematica di umore abbastanza importante, sto mangiando meno e non me ne accorgo e quindi sto dimagrendo improvvisamente perché sto perdendo liquidi, massa muscolare, magari anche un po' di grasso e quindi non sto bene e devo andare a capire qual è il motivo per questo dimagrimento improvviso. Quindi in questi casi di dimagrimento improvviso bisogna stare attenti, prestare attenzione ed evitare che questo avvenga. Ma in realtà il dimagrimento improvviso può anche essere positivo. E le situazioni in cui potrebbe anche essere positivo sono un estremo, delle persone che sono davvero davvero in sovrappeso, quindi hanno tantissimi chili da perdere, mettiamo che sono persone che hanno 50, 40 kg da perdere, in quel caso è normale, il metabolismo è in una situazione in cui è non ottimale, diciamo che avere 50 kg di sovrappeso non è una cosa normale. In quel caso il corpo è più ben disposto a sbarazzarsi del grasso in eccesso, quindi è più facile che una persona che deve perdere 50 kg nell'arco della prima settimana, dei primi giorni, ne perda tantissimi, rispetto magari a una persona che ha un solo chilo da perdere, non lo perderà nell'arco di 20 minuti, perché il corpo non è ben disposto a sbarazzarsi di quel grasso. Ricordiamo, piccola parentesi, che il grasso è una cosa che il corpo vuole, ok? Per proteggersi, per sopravvivere. Chiusa parentesi. Ci sono anche situazioni in cui magari perdere più chili, anche se una persona sta facendo una dieta, si sta impegnando, perdere più chili è positivo. Facciamo un altro esempio che ci capita tra l'altro spessissimo, Mario, quando delle persone arrivano da noi. Una persona sta facendo una dieta, si impegna, ci dà dentro, magari si allena anche tanto e non ha risultati, non vede il peso scendere. Perché? Perché magari sta facendo una dieta a caso, non sta guardando bene le calorie, sta mangiando in modo totalmente casuale, quindi è convinta che magari deve mangiare quel totale di quei cibi perché deve mangiare tante proteine, perché le proteine fanno dimagrire, mangia magari tantissimi grassi buoni perché gli hanno detto che i grassi buoni fanno bene, eccetera, non guarda le calorie. Spesso e volentieri magari si allena anche tantissimo, quindi ha mandato il corpo in uno stato di shock, di situazione proprio infiammatoria, quindi gonfia magari anche, mette tanta ritenzione idrica e poi passa, come nel caso nostro, alla dieta flessibile, quindi una dieta che rispetta bene il tuo metabolismo, ha tutti i parametri giusti, cucita su misura, e allora lì si passa da una dieta totalmente fatta a caso a una dieta fatta bene, sembra magia, sembra che all'improvviso il corpo ti perde 2-3 kg molto rapidamente. Perché? Perché in realtà hai soddisfatto il metabolismo, gli hai dato magari i carboidrati giusti per tutta l'attività che stavi facendo, hai ridotto magari anche l'allenamento, quindi hai fatto sgonfiare, l'infiammazione sparisce, perdi liquidi, mangi, ricominci a mangiare in modo da assecondare il metabolismo e perdi magari dei chili subito. E da lì,
continui a perdere in modo costante perché finalmente stai seguendo una dieta con un senso, cucita su misura per te. Quindi ora che hai capito il dimagrimento improvviso, perché può essere positivo e perché invece può essere anche negativo e bisogna stare attenti a questo, quello che puoi fare è strutturare invece un percorso di dimagrimento corretto per la tua forma fisica ottimale. Per fare questo, quello che puoi fare è richiedere una consulenza gratuita con il nostro team. Infatti abbiamo messo a disposizione alcuni posti sull'agenda dei nostri consulenti completamente gratis per andare a analizzare la tua situazione attuale e andare a capire se è possibile migliorarla assieme con un rapporto di coaching tra dieta flessibile e te e raggiungere il corpo dei tuoi sogni come hanno fatto migliaia e migliaia di italiani. Al di sotto di questo video troverai il link per prenotare la tua consulenza e andare a parlare direttamente al telefono con uno dei nostri consulenti. Quindi fallo adesso prima che i posti in agenda terminino e ti tocca aspettare magari un bel po' di tempo o addirittura non trovarla più gratuita. E per questo video è tutto, ma prima di salutarci ricordati di lasciare ovviamente un bel mi piace a questo video, iscriviti al nostro canale se no ti perdi tutte le altre informazioni utili che ti aiuterebbero a dimagrire, e ti dico anche che siamo su tutti i canali social, quindi se ci vieni a trovare su YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, troverai sempre Dieta Flessibile con informazioni diverse e tutte utili a farti raggiungere il tuo obiettivo fisico. Quindi non mi resta che salutarti, e per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video.